Mi unisco ovviamente a nome di tutto il gruppo dell'Italia dei Valori nel saluto e nell'augurare un buon lavoro al nuovo assessore. I saluti all'assessore uscente già li avevo fatti nella passata occasione. Colgo anche l'occasione per salutare il presidente Podestà, che è presente oggi in aula, come sarebbe giusto che fosse un po' più spesso rispetto a quello che avviene. Comprendo gli impegni che la carica comporta, però credo che tra questi impegni ci sia anche quello di rapportarsi un pochettino più spesso con il Consiglio. Ne approfitto, già che ci siamo, visto che 2 settimane fa l'articolo 83, quindi questa parte del dibattito, è stata incentrata su una scelta che ha fatto il Presidente, di cui tutti chiedevano quantomeno che la motivasse al Consiglio per cogliere questa occasione oggi affinché ce ne spieghi le ragioni, visto che da parte nostra ci sono state delle critiche, però ci piace comunque conoscere quelle che sono le motivazioni che portano un Presidente a delle scelte che evidentemente non sono così comuni, perché affidare la presidenza di 3 diverse importanti partecipate alla stessa persona evidentemente deve avere qualche motivazione particolare perché ciò avvenga. Fermo restando che noi rimaniamo sempre dell'idea che è meglio dedicarsi a una cosa sola e farla bene piuttosto che assommare gli incarichi. Però accettiamo anche di buon grado le spiegazioni e le motivazioni che inducono a determinate scelte, anche se poi magari non le condivideremo. Tornando invece a quello che sarà il lavoro futuro del nuovo assessore, mi fa piacere risentire il termine città metropolitane, perché era al centro della nostra attenzione fino a qualche mese fa, poi mi sembra che sia un po' caduto nel dimenticatoio. Ed è sconcertante, visto e considerato che a breve, tra non si capisce bene quanti mesi, ma comunque a breve, la provincia di Milano è una di quelle che si dovrà trasformare in città metropolitana. E devo dire, noi come Italia dei Valori abbiamo anche organizzato un convegno, o meglio, il gruppo regionale nella passata consiliatura ha organizzato un convegno sul tema della città metropolitana, a cui aveva invitato e ha partecipato anche il sindaco di Milano Pisapia. E i ragionamenti sulla città metropolitana ci vedono partecipi e favorevoli in questa prospettiva, ma non soddisfatti di quello che è al momento previsto dalla legge e che la legge chiama città metropolitana, ma che secondo il mio modesto parere è lontano anni luce da quello che dovrebbe essere la città metropolitana e quello che tutti quelli che hanno parlato in questi anni di città metropolitana pensavano che dovesse essere, dovesse diventare. Perché a partire dalla stessa elezione di secondo livello, che taglia fuori di fatto i cittadini, che invece chiedono sempre di più di essere protagonisti, si rischia poi di impostare un sistema in cui i pochi eletti non rappresenteranno più l'area vasta e gli interessi dell'area vasta, ma semplicemente alcune porzioni di territorio. Quindi questo, tanto per accennare un attimino al dettaglio che è sempre molto importante, credo che sarà un impegno da portare avanti per cercare di far modificare ai livelli superiori al nostro, ai noi, quello che non funziona e in modo evidente non funziona in quello che è il modello fino ad ora pensato. Rattrista, e qui mi unisco alle critiche che sono state fatte poco fa, il fatto che un convegno sulla città metropolitana organizzato dal Comune di Milano non abbia pensato di coinvolgere la provincia. Quando abbiamo, lo hanno ricordato poco fa, addirittura vi hanno definito una coppia di fatto, per un certo periodo costruito un buon percorso condiviso col Comune di Milano. Mi auguro che si riesca a riprendere questa strada che oggi lo hanno ricordato altri. Su altri ambiti e su altre tematiche siamo riusciti a percorrere, perché io l'ho anche detto in un intervento nella commissione di questa mattina, congiunta con quella del Comune di Milano,
che è stato un momento molto importante, sviluppare delle sinergie su un tema così delicato come quello dell'antimafia, peraltro in una giornata come quella dedicata proprio alla lotta alle mafie come è oggi. Quindi mi auguro, che il lavoro del nuovo assessore, con il pieno appoggio, perché sul tema delle città metropolitane ovviamente anche il Presidente Podestà dovrà fare la sua parte e far valere il suo peso politico, riprenda di comune accordo e in perfetta sinergia con il Comune di Milano. Termino qui e ringrazio.